Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un giorno santo è scrittato per noi. Venite, adoriamo il Signore Gesù. E Natale. Auguri con tanto fondo del mio cuore a tutti voi e alle vostre famiglie. Un Natale di pace, di speranza per ciascuno di noi in un mondo come oggi disperato, dove l'uomo ha perso la speranza. Gesù Bambino ci insegna la via della speranza, della via della carità, l'amore verso Lui e verso i prossimi. Riconosciamo i nostri peccati, invochiamo con fiducia la misericordia grande di Dio. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine si è fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosce e comprende la nostra debolezza, Cristo eleison. Signore, Figlio unigenito del Padre, che fa di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
preghiamo, oh Dio, che in modo mirabile ci hai creato la tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati le lenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e deve regnare con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e dei secoli. Ci mettiamo seduti a ascoltare la parola di Dio. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha smutato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi della gente ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamati davanti al Re il Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli di Dio ha mai detto: tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato? E ancora: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Il giorno santo è spuntato per noi. Venite tutti ad adorare il Signore.
Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Un giorno santo è spuntato per noi. Dio ha visitato il suo popolo. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Venite tutti ad adorare il Signore Gesù, bambino che è nato per noi. Carissimi fratelli e sorelle, con questa frase del Vangelo, con il versetto alleluiatico, con la parola del Signore, io voglio dare un buon Natale di pace e di speranza a questa bellissima comunità di amarmi. È il mio primo Natale in mezzo a voi, un Natale quest'anno diverso, ecco, per le restrizioni, ma siamo qui, ecco, con tutti voi, con tutte quelle persone che non sono qui con noi, quelli da casa, tutti gli ammalati e tutti coloro che soffrono.
un Natale però pieno di speranza, sapete, la speranza che non delude, che non deve morire mai, deve regnare nei nostri cuori così come regna Gesù bambino. Perché Gesù bambino è nato? Perché Dio si è fatto carne, si fa carne ogni giorno nella celebrazione eucaristica, in modo particolare in questo giorno di Natale. Perché ci ama, perché vuole la nostra salvezza. Vedete, Lui ci ama, arriva, si incarna nella storia, diventa bambino per noi, e noi cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo amare sempre di più. Dobbiamo amarlo sempre di più, con un cuore pieno di grazia, pieno di gioia, pieno di speranza. Oggi la nostra comunità è in festa perché Gesù è nato per noi, nonostante, ecco, le prove della vita, nonostante le sofferenze, nonostante, ecco, tutti i segni che il Signore Gesù ci dà. E abbiamo ascoltato, carissimi fratelli e sorelle, questa bellissima parola del Signore, ecco, il profeta Isaia, che vuole ricordare a noi quanto il Signore fa ogni giorno nel nostro quotidiano, e noi dobbiamo certamente fare anche noi, offrendo la vita a Lui, aprendo il nostro cuore alla grazia del Signore Gesù. Ecco, tutti i confini, dice il profeta Isaia, nessuno è escluso. Quanto è bello, Gesù non esclude nessuno, come facciamo noi qualche volta, escludiamo, no? Gesù non esclude nessuno, tutti i confini della terra vedranno il giorno del Natale, oggi, la salvezza del nostro Dio. Sì, perché la salvezza è offerta a tutti, e l'uomo poi, vedete, che decide nella sua libertà se aprire il cuore a Dio o non aprire il cuore a Dio. Se apri il cuore a Dio, guadagni un posto in paradiso, guadagni la vita eterna, guadagni l'amore vero, guadagni quell'amato del nostro cuore che è Lui. Io vi invito, carissimi fratelli e sorelle, oggi con un cuore colmo di gioia ma anche di emozione, di contemplare quel presepio, guardate, i nostri presepi, le nostre famiglie, dove Gesù nasce oggi. Gesù nasce per portare la pace, la speranza. Mentre, vedete, il profondo silenzio della notte avvolgeva tutte le cose, un silenzio che è piombato anche nella nostra comunità, per le nostre strade, un silenzio, la parola onnipotente di Dio è scesa nella nostra storia, nella storia personale di ciascuno di noi. La parola di Dio, il Verbo, la parola si fa carne, l'abbiamo contemplato in questo bellissimo prologo del Vangelo di Giovanni. Il Verbo si è fatto carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Quanto è bello il nostro Dio! Non siete innamorati di Dio voi? Certamente, tutti siamo innamorati di Dio, perché Dio, ecco, ama ciascuno di noi, e Dio manda il suo Figlio per la nostra salvezza. Dico, lo ama Dio, tu sì, con tutti i bambini, lo amiamo, perché ci rendiamo conto quanto ci ama Lui. Diventa un bambino come voi. Il Natale è la festa dei bambini, è la festa di tutti noi, la festa della vita. Provate ad immaginare quando nasce un bambino nelle vostre case, nelle nostre famiglie, è una gioia immensa quando nasce un bambino. Immaginiamoci, oggi è nato il Salvatore, il Santo di Israele. Colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio dell'Altissimo. Sarà grande. È vero, è così, è grande per la nostra vita, senza di Lui non possiamo fare nulla. Quindi questa parola diventa carne in ciascuno di noi, nella nostra storia, nelle stanze più buie della nostra coscienza, anche lì diventa carne, e noi vogliamo tenere quelle finestre spalancate alla luce del Signore Gesù. Anche in fondo alle nostre coscienze dobbiamo spalancare le finestre, le porte del nostro cuore al Signore Gesù, che vuole nascere lì dove non può a volte nascere, deve nascere dentro la nostra vita, dentro la nostra storia. Vedete, questo grande mistero è avvolto da un grande silenzio. La nascita di questo bambino
avviene nel silenzio. Provate ad immaginare, il Signore Gesù non sceglie, Dio non sceglie un palazzo, poteva farlo, non sceglie di nascere chissà dove, nel lusso. Guardate dove nasce Gesù, in una grotta, più che grotta poi sarà una stalla, ancora peggio, in una stalla. Perché ha scelto una stalla? Per indicare a noi cosa? La via? Come tanto festa? Per indicare a noi la via della salvezza. È andato a dormire tardi stanotte, non mi risponde. Per indicare a noi la via della salvezza, la via dell'umiltà, la via della carità, dove carità e amore lì c'è Dio. Nasce tra il bue e l'asinello. Quest'anno distanziati per il coronavirus. Tra un bue e l'asinello. Tra il bue e l'asinello, il calore. Tra il calore, figlioli, degli animali. Per questo evidentemente San Francesco amava gli animali, davvero. Il primo presepe, lo sappiamo, è stato creato da lui, no? E all'inizio era proprio così, come lo vediamo noi. Nelle braccia di Maria e di Giuseppe, che donna splendida, perché ha detto di sì. Sì, ha detto. E si è realizzata la promessa del Signore. Attraverso Maria, questa donna meravigliosa, che abbiamo qui nella statua, ma l'abbiamo nel cuore, attraverso Maria si realizza la storia della salvezza. E quindi attraverso il tuo sì, il nostro sì, Dio vuole realizzare la storia della salvezza. Se noi diciamo di no, non si compirà la storia della salvezza. Quindi se noi diciamo di sì, il Signore farà grandi cose in noi. Non dobbiamo avere paura di dire di sì al Signore. Sì, Signore Gesù. Sì. Il Signore dirà non temere, è bello, come dirà i pastori quella notte. I pastori tornarono dopo aver visto, dopo aver udito, tornarono glorificando Dio. Io credo che davvero noi possiamo ritornare stamattina nelle nostre famiglie, non con quel musone, con quella tristezza, perché le cose vanno male, perché ancora il virus esiste, perché vediamo tutto nero, ma dobbiamo vedere con gli occhi dei bambini, con gli occhi dell'innocenza, con gli occhi dell'umiltà. Ritorniamo anche noi bambini per un attimo. Quanto è bello ritornare ai bambini, quando giocavamo spensierati, piccoletti, nani, guardate. Si giocava senza telefonini, si giocava senza telefonini, si giocava, ti lasciavano più in pace perché ti chiamavano ad un certo orario a casa, all'orario di pranzo, dice chiamatemi all'orario di pranzo che sono là, e quindi non eri nemmeno, mo grazie a Dio c'è tanta tecnologia, ma ritorniamo con quella spensieratezza dei bambini. Guardate i bambini che sono belli, guardate, anche con la mascherina gli occhi sorridono. Perché sono semplici, sono i puri di cuore, e beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Questo è il Natale, ritornare a guardare con gli occhi dei bambini. Non hanno malizia, sono sinceri, non conoscono la bugia, sono pieni di amore. Vedete i bambini, si meravigliano, dice mamma, ma che bello il presepe, guardate quanto è bello quel presepe, guardate quanto... Cioè si meravigliano per niente. Noi adulti, a volte in un mondo preso dall'indifferentismo, rimaniamo indifferenti a tutto, anche dinanzi ad una grotta, ad una stalla, perché ci manca la meraviglia dei bambini. Ecco, questo dobbiamo pensare a questo. È bello meravigliarsi come i bambini, amare con quell'amore di un bambino puro, no? Sincero, bello, abbracciarci. Ci facciamo gli auguri con gli occhi, con il cuore, con le mani, quindi come i bambini che ad un certo punto nella semplicità e nella purezza di spirito hanno accolto il Signore Gesù. Vedete, allora siamo accolti dal silenzio e dalla contemplazione guardando il presepio e sotto la custodia di Giuseppe in una grotta, come avete detto voi, in una stalla di Betlemme. Loro che fanno? Parlano con Gesù bambino, no, fanno silenzio davanti a lui. E allora la storia tace
anche i potenti del mondo si inginocchieranno dinanzi a Dio. Ed è così. Guardate che la parola di Dio si realizza. Anche colui che dice di non avere bisogno di Dio si inginocchierà davanti a Lui, dinanzi a questo bambino. Come fai a non guardarlo davvero con la gioia, con il cuore, Gesù bambino? E nel silenzio, il silenzio, vedete, carissimi fratelli e sorelle, è un grande dono di Dio. E il Natale ci invita proprio a questa serena quiete. Noi ritorniamo nella pace, bello, nella pace, nella quiete, in quell'atmosfera celestiale di quella notte, quando Gesù nasce proprio per la nostra salvezza. Ci esorta il silenzio a guardare, a contemplare Dio in quel bambino. Contemplare Dio e pregando, ecco, con Lui, affidando a Lui gli ammalati della nostra comunità, tutte quelle persone sole, pregare per i carcerati, per tutti coloro che sono negli ospedali. Ricordiamo tutti stamattina, per le nostre intenzioni, affinché davvero possiamo accogliere il Signore Gesù che vuole nascere nella nostra vita nel silenzio. Quel silenzio diventa carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ma veniva nel mondo la luce vera, dice Giovanni, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure vedete, venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Quanto mi dispiace per questo, Gesù. Gesù bambino, mi dispiace per tutti coloro che non ti accoglieranno, non ti accolgono. Perché lo dice Giovanni, vedete, nel Vangelo. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. È stato proprio così, non è stato accolto, perché è stato messo poi in croce, no? Vediamo la passione, vediamo tutta la storia della salvezza. Vedete, il Natale non è una fiaba da raccontare ai bambini. Non è una fiaba, è una storia vera, è la vita vera di Gesù che nasce per la nostra salvezza. Allora troviamo questo tempo che diventa il tempo di Dio, mentre il nostro tempo è un cronos. A volte andiamo alla ricerca di te, non abbiamo tempo, il tempo ci sfugge di mano. Fermiamoci, questo cronos deve diventare kairos, tempo di salvezza, tempo di Dio. Allora così possiamo gustare le relazioni familiari, tutte quelle persone che ci amano, tutte quelle persone che ci vogliono bene, tutte quelle persone che pregano per noi. Troviamo il tempo, vi prego, di goderci la vita entrando in noi stessi. Siamo presi da mille cose, vediamo le nostre giornate, iniziando da me, ma non sappiamo qualcosa che dobbiamo fare da quando ti svegli. Invece, ecco, questo è il tempo di Dio. Vedete quanto è bello, guardate che silenzio, pure siamo assai. Diventa kairos ogni qualvolta noi apriamo il nostro cuore a Dio, così come siamo. E nella meditazione, nel raccoglimento, nella concentrazione che a volte manca, troviamo il tempo di goderci la vita, perché la vita è un dono, perché siamo dinanzi ad una vita che nasce per noi ed è Gesù bambino. Facciamo questa santa fatica di far tacere le cose. Vedete, tutti abbiamo problemi, li abbiamo lasciati fuori dalla porta, fuori dalla chiesa. È brutto dire così. L'abbiamo messi sull'altare, no, te l'abbiamo consegnato a te, Gesù bambino. Tutti i nostri problemi, gli affanni, le prove, i dolori, le malattie, tutto. Tutto lo consegniamo a Gesù bambino. È meglio così, perché insieme a Lui riusciremo a fare grandi cose. Ecco, troviamo questo tempo, riconosciamo il Signore presente in noi, ascoltando quello che ha da dire proprio a noi. Ciascuno di noi stamattina vuole dare un messaggio particolare, non mi dite che qualcosa del Vangelo non vi ha colpito. Rimarrà in ciascuno di noi nel nostro orecchio qualcosa. Dio ama ciascuno di noi, la sua parola può essere percepita da noi se tutto il resto tace. Lasciamo fare a Dio, noi siamo strumento nelle sue mani. Facciamo questa santa fatica di far tacere le cose, le attività, le distrazioni, per ascoltare il Signore Gesù. È la grotta, vedete, interiore della nostra coscienza che deve accogliere il bambino Gesù. Una grotta che diventa luminosa con la grazia di Dio. Ecco, la grotta del nostro cuore. È apparsa la grazia di Dio
grazia è sinonimo di bellezza e oggi nella bellezza dell'amore di Dio ci siamo, ci sono ciascuno di noi, ci siamo noi, ci sono i nostri cari, ci sono i nostri bisogni. Riscopriamo la nostra bellezza, che ognuno di noi è bello dinanzi a Dio. Noi siamo bravi a riconoscere i difetti, altro che. Quanti doni abbiamo ciascuno di noi? Siamo una bellezza dinanzi a Dio. Volevo dire, siamo una dolcezza, la città del miele, dinanzi a Dio, davvero. Siamo una dolcezza, siamo una bellezza. Allora nel bene, nel male, nella salute, nella malattia, felici, tristi, ai suoi occhi appariamo belli. Questo è il Natale. Il Natale più bello è noi dinanzi a Gesù Bambino e Gesù Bambino dinanzi a noi. Auguri di buon Natale, che sia un Natale ricco di tanta speranza, quella che oggi manca, la speranza che ha un nome e che ha un volto, si chiama Gesù Bambino. Sia lodato Gesù Cristo. Costruire in ogni ambiente un clima di comunione fraterna.
poter annunciare e testimoniare ad ogni uomo la buona notizia della salvezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Continuate a pregare per le sorelle, perché questa nostra famiglia, raggiunta dallo Spirito Santo, nel nome di Gesù Bambino, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. Knowing
umilmente santifica e consacra con il tuo Santo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi santi misteri. Egli, nella notte in cui veniva il tuo preso in pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo stesso lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione dell'editrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta alla gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie a questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci le offerte della tua Chiesa, la vita immacolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta bella e tenda vita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, Santa Barbara, nostra patrona, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede dell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, l'ordine episcopale, i presbiteri, gli diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che ha convocato la tua presenza nel giorno in cui Santissimo, in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ognuno di noi prega per i propri cari defunti. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio torni al mondo ogni bene.
Libera il Cielo Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e alle nostre famiglie, e con l'aiuto della tua misericordia andremo sempre qui da verità e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo,
preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione, ancora a voi, alle vostre famiglie. Diceva Giovanni XXIII, il Papa Buono, ricordate un discorso cosa disse di Natale, Natale. Dice, quando ritornate nelle vostre case, date una carezza e quella è la carezza del Papa. O voi quando andate nelle vostre case, date un bacio, perché con giù si può fare. E il bacio di Roberto, va bene? Fate gli auguri a tutti, a tutti, a tutti, senza distinzione. E i ringraziamenti di loro cuore vanno poi con tutte le persone che sono andate della riuscita della Lovella, di tutte le feste, comitato feste, poi un grazie di loro cuore alla scuola del Toro. State cantando in 6 e sembrano 20, insomma, sono bravi. Grazie, grazie di loro cuore. Ecco, a Matteo, piccolo Matteo, ecco, con tanto amore viene a seguire. Poi grazie ancora a Barbara, Giuseppe, siamo, ecco, saluto gli emigranti che siamo su Facebook della parrocchia. Quindi saluto voi, saluto per le riviste, saluto per il nonno, sanno, diciamo, per esempio le cose belle della nostra comunità, la terra benedetta del Signore, da un messaggio della nostra terra di Calabria, ecco, un buon Natale a tutti, a tutti, a tutti. Io, ecco, dopo la benedizione che partisco a voi con me, Gesù Bambino, darò un'immagine. Che cos'è questa immagine? Noi siamo graziati perché siamo pieni di grazie, perché noi abbiamo la fortuna di avere un segretario particolare di Papa Francesco, che è Don Fabio Salerno, qui nella nostra comunità per questi giorni, e Don Fabio ci ha portato questa immagine, questa immagine della Natività. Questa Natività è custodita nella cappella dell'appartamento del Papa. Siamo i primi in assoluto a avere questa grazia di Dio. Io ve la darò ad un altro, così vi faccio gli auguri, ecco, con gli occhi, così con l'immagine che si sta facendo. Quindi davvero ringrazio il Don Fabio, ringrazio Dio per questo dono bello che abbiamo nella nostra comunità, ecco, soltanto lui, con Cipro Andrea, le vocazioni al sacerdozio, e preghiamo davvero che nascono vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata. Grazie, abbiamo tanta ricchezza di grazia, è molto bello, perché quando in una comunità nascono le vocazioni, onorevole, una comunità che prega, è una comunità che prega, noi siamo davvero comunità che prega dinanzi a un Dio che ci ha di amore infinito. Quindi grazie a tutti voi, un ringraziamento tutto speciale, lo faccio per questo bellissimo topo di fiori di carte che l'ha offerto alla famiglia. Vi concede il dono della sua pace e della sua benevolenza.
cioè che il Signore sia la nostra forza.